Il 25 aprile, in memoria di coloro che lottarono per la libertà, a 74 anni dalla liberazione, ci si interroga ancora sui valori della democrazia e su come trasmettere alle nuove generazioni i valori della resistenza. Nel TG il ricordo di Pietro Cocco e Don Vito Sguotti, due fieri antifascisti che caratterizzarono la vita del territorio durante il ventennio. Come vivono i cittadini a ricorrenza del 25 aprile? Abbiamo provato a chiederlo a svariate persone, scelte per caso, che abbiamo incontrato stamane nel centro di Carbonia. A due mesi precisi dalle elezioni, ancora manca la giunta. Nonostante le innumerevoli vertenze del lavoro irrisolte e le gravi problematiche dei cittadini sardi, ancora oggi, a 60 giorni dalle consultazioni elettorali, il neo-presidente eletto, Cristian Solinas, non è riuscito a completare la propria giunta. Perché cambia il clima e cosa si può fare? Di questo e altro si discuterà sabato 27 presso la Casa del Popolo di Via Barbagia a Carbonia in una conferenza che verrà condotta dal ricercatore Nicola Seschi. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale oggi mercoledì 24 aprile 2019. Domani ricorrerà il 74 anniversario della Liberazione d'Italia. Sono molti i motivi per celebrare al meglio questa ricorrenza e sono diversi gli interpreti che anche nel nostro territorio si distinsero nell'opposizione all'illiberale regime fascista dell'epoca. In particolar modo due grandi interpreti della lotta per la giustizia sociale, l'ex sindaco di Carbonia Pietro Cocco e il primo parroco della città, Don Vito Sbotti. Vediamo il servizio di Manolo Muredo. Domani ricorrerà il 74 anniversario della liberazione d'Italia dal regime nazifascista. La celebrazione anniversario della resistenza da parte dei partigiani che strenuamente si opposero nel drammatico contesto della seconda guerra mondiale al regime illiberale dell'epoca. Fu istituita dapprima nel 1946 con un decreto legislativo luogo tenenziale del re Umberto II su proposta del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e successivamente fu istituzionalizzata il 27 maggio 1949 come festa nazionale. Essa ricorda il 25 aprile 1945 quando il Comitato di Liberazione nazionale proclamò l'insurrezione generale in tutte le aree d'Italia ancora occupate dai Fascisti. Arrendersi o perire fu l'ultimatum lanciato nei confronti di tutti i combattenti impegnati nel conflitto nella parte nazista e fascista. Solo tre giorni dopo, da quella data, il duce Benito Mussolini fu arrestato e fucilato in circostanze ancora oggi non totalmente chiare. Ancora adesso i valori di questa speciale ricorrenza sono esaltati in tutto il Paese, in particolare per preservare la memoria da tramandare alle nuove generazioni su un periodo della storia italica tra i più drammatici e controversi, in particolare anche grazie alle gesta di coloro che singolarmente in gruppo si opposero alla dittatura, spesso pagando a caro prezzo la propria disubbidienza e dissidenza rispetto alle imposizioni dell'epoca come due figure chiave del nostro territorio, l'ex sindaco della città di Carbonia Pietro Cocco e uno dei preti simbolo dell'epoca Don Vito Sguoti. Pietro Cocco, comunista e bandiera storica dell'antifascismo sul citano, già alla tenera età di 17 anni prima ancora della fondazione di Carbonia, fu un fiero oppositore del regime fascista. Si narra nella sua biografia, redata dal professor Fabio De Zogus, che da minatore delle miniere dell'Iglesiente, constatate le condizioni di lavoro proibitive per i lavoratori impegnati in quel contesto, Dapprima si oppose a quella drammatica situazione cercando di sensibilizzare i propri colleghi con volantinaggi a fissioni di manifesti dove si denunciava la condizione di sfruttamento dei minatori in miniera e successivamente arrivò addirittura a piazzare una bomba, a scopo dimostrativo, nella sede del sindacato fascista a Ecclesias. Questo finché non fu esiliato e confinato a Ponza, dove peraltro entrò in contatto con importanti personaggi dell'antifascismo dell'epoca, quali il futuro Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Pietro Cocco rientrò nel Sulcis e precisamente a Carbonia solo nel 1946, a guerra terminata, e negli anni divenne uno dei principali esponenti politici del territorio, diventando prima consigliere regionale e poi sindaco della città per diverse consigliature. Mentre Don Vito Sguotti invece arrivò a Carbonia nel 1938, diventandone il primo parroco e da subito caratterizzandosi per il grande impegno a favore dei lavoratori allora impegnati nella costruzione della città e in particolare nelle miniere di carbone. Si narra che in un'occasione, durante uno sciopero durato 72 giorni, nel quale un gruppo di lavoratori rimase per svariate giornate asserragliate dentro la miniera, senza più cibo e acqua e sotto la guardia attenta di alcuni carabinieri che vietavano a chiunque il passaggio, Don Vito tentò in tutti i modi di aggirare il blocco e alla fine ci riuscì, portando da mangiare gli scioperanti e subito dopo rivolgendosi ai militari. Dicendo: Adesso arrestatemi pure, come a dire: Non mi interessa del mio destino se ho fatto la scelta giusta. Naturalmente non venne arrestato, ma anzi la sera i carabinieri si recarono da lui in chiesa e si scusarono per quel comportamento, frutto purtroppo di ordini superiori del regime. Ma come spesso accadeva all'epoca, anche Don Sguoti, ancorché godesse del sostegno dell'allora vescovo, alla fine fu allontanato dal podestà che mal digeriva le sue intromissioni e il suo costante impegno a favore dei più deboli. In onore e ricordo di uomini come questi, che da diverse prospettive e appartenenze ideali hanno rappresentato la bandiera della libertà, dei diritti individuali e collettivi e della giustizia sociale, i valori della resistenza ancora oggi sono quanto di più attuale possa esserci, per continuare a vivere in una società dove la democrazia e il rispetto per le prerogative di ogni essere umano indistintamente, senza differenze di classe, nazionalità, sessualità e religione, siano universalmente rispettati. Qual è la percezione dei cittadini comuni sul 25 aprile? Ancora oggi vale la pena commemorare l'anniversario della liberazione? I suoi valori sono ancora vividi e attuali? Abbiamo provato a chiederlo a svariate persone scelte a caso nella città di Carbonia Stamani. Vediamo il servizio. Domani, come ogni anno, ricorrerà il 25 aprile, ovvero l'anniversario della liberazione d'Italia. Siamo in giro tra i cittadini di Carbonia per chiedere se festeggiare questa importante ricorrenza abbia per loro ancora oggi senso. Se i valori della liberazione, i valori della resistenza devono essere ancora attualizzati, devono essere valorizzati per scongiurare il ritorno di specifiche ideologie riconducibili a quell'epoca storica per la quale appunto il 25 aprile ha rappresentato la liberazione del nostro paese. Cosa significa per lei oggi il 25 aprile? Beh, è una ricorrenza che sappiamo tutti che la, della liberazione, no? E quindi va festeggiata, dai. È importante festeggiarla ancora no, è molto oggi? È importante. Per me sì. Non oggi, domani. Va bene. Oggi, sentendo di questi tempi, eh, io, 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 che significato ha la resistenza? Un po' sta sparendo, questa re, però è ancora attuale, bisog è attuale bisogna ricordarsi di, di quello che è successo 60 anni fa o 70 anni fa. Beh no, i miei nonni che hanno liberato l'Italia diciamo. Quindi i valori della resistenza sono ancora valori importantissimi nella nostra società. È sempre ricordarli. La libertà da quei merdosi di fascisti. Quindi ha ancora senso festeggiare la liberazione? Il fascismo non muore mai. Dobbiamo lottare perché vinca sempre e solo la democrazia. In Italia in questo momento c'è un problema legato alla rinascita di focolai riconducibili a quell'ideologia, l'ideologia fascista. Se molliamo la presa, sì, senz'altro. I segnali ci sono. Una festa che comunque mh, è stata, come si dice, chiamiamola mh, applicata da quando ci fu la cauta del fascismo. Una festa che comunque eh, mh, significa che per noi cittadini è stato, mh, abbiamo più libertà rispetto a quando c'era il fascismo. È importante quindi festeggiarla? Io non la vedo così importante anche perché in alcune cose sinceramente non ci credo, però... Una... Cosa non credi? in questa liberazione perché comunque noi siamo stati conquistati dagli americani dai russi dopo la coda del fascismo quando prima eravamo tutti quanti italiani e cioè eravamo più, più italiani più, più nazionalisti secondo lei è importante festeggiare il 25 aprile e perché no è, è stato sempre l'abbiamo sempre festeggiato è giusto festeggiarlo i valori della liberazione sono ancora attuali in quest'epoca penso di sì non per tutti però sì. Esiste un problema fascismo oggi in Italia? Ma penso di no, il fascismo non dovrebbe più tornare e non penso che ci sono alcune alcune frange di... ma non credo che torni il fascismo. Tu domani non festeggerai? No. Assolutamente no. Ma per una questione ideologica o proprio perché non credi più in quei valori ti senti in qualche modo disilluso dalla politica? Ah beh quello sicuramente, <ride> quello sicuramente ma sicuramente sì, come potremmo dimenticare chi comunque ha dato la vita per questa patria, chi comunque grazie al loro sacrificio ci ha dato la libertà. E allora ricordiamoci almeno in questi momenti di tutte queste persone. C'è un pericolo di un ritorno a specifiche ideologie riconducibili al fascismo oggi in Italia? ma io credo proprio di no, io credo che siano solamente gruppi che cercano di organizzarsi ma che non avranno sicuramente, non troveranno terreno fertile per potersi organizzare come una volta, assolutamente. Qualcuno no. accusa il Ministro dell'Interno e una parte del governo in qualche modo di rievocare, almeno nelle modalità, nei metodi, certe ideologie? Ma guardate, quello che penso io è che in ogni governo nuovo, che si affaccia nel nostro paese dobbiamo cercare di individuare una persona che sia un segretario di partito o che sia un ministro o un vice segretario per poterci poi ricamare sopra ogni cosa che dice, ogni movimento che fa per poter sollevare dall'altra parte o dall'opposizione la rabbia di chi dice questo e un altro che qua comunque porterà solo danni al nostro Stato. E va bene, il 25 aprile è molto bello perché è la festa dei lavoratori e tutto quanto Anche e della liberazione Anche di tutto, la liberazione, la festa del lavoro, specialmente per gli operai che lavorano, tutto quanto Liberi di che cosa? Di pagare tasse, bollette e compagnia bella E allora liberi, ma no, dirà a lui, là poveraccio oh, no, no. C'è un pericolo di un ritorno a certe ideologie come quella fascista? E di tutto, la assistiamo tutti i giorni questa storia tutti i giorni vediamo, ma perché non era meglio con i fascisti? Io non sono fascista, sono, sono a, a, come si dice, sordomuto. Anarchico. <ride> Io sono anarchico. Apriamo la seconda parte del nostro telegiornale parlando di politica, due mesi precisi, infatti dalla data delle elezioni regionali ancora non è stata completata la giunta che dovrà governare la Sardegna da qui ai prossimi cinque anni. Sono molte le voci di preoccupazione e perplessità che si sollevano da tutti i protagonisti delle principali vertenze per il lavoro della Sardegna che aspettano finalmente di poter avere degli interlocutori politici. Vediamo tutti i dettagli in questo servizio di Carlo Martinelli. Il governatore della Sardegna, Christian Solinas, ha preso ancora tempo per completare la sua squadra di governo. Ha comunque assicurato che entro la settimana tutte le deleghe verranno assegnate. Mancano ancora ben sette caselle da riempire, fra cui l'assessorato all'industria, uno dei più sensibili alla luce delle tante vertenze aperte che attendono risposte, come quelle di Euralumina e Sideralois che riguardano direttamente il territorio del Succes Iglesiente. Il Presidente ieri ha però chiarito che su questo assessorato e su quello dei trasporti non dovrebbero esserci più dubbi sull'assegnazione della nomina. Sugli altri il Presidente ha ancora in corso le valutazioni dei curricula. Qualcosa però si muove sul fronte politico regionale. Dopo la nascita della mini giunta che il governatore ha definito già operativa, Ieri anche le commissioni hanno finalmente visto la luce. Dal territorio del Sulcis Iglesiente sono entrati Michele Ennas, che farà parte della terza commissione, programmazione, bilancio e politiche europee. Lo stesso Ennas si occuperà anche di territori, ambienti, infrastrutture e mobilità nella quarta commissione. Della sesta commissione, sanità, politiche e sociali, faranno invece parte il sardista Fabio Usai e Giorgio Oppi dell'UDC. Segretaria di questa commissione, anche se non è espressione del sulcis iglesiente, essendo stata eletta nel Collegio di Cagliari, è stata nominata l'iglesiente pentastellata Carla Cucu, che affiancherà il presidente Domenico Gallus di Sardegna 2020. Dalla politica regionale si attendono risposte in particolare nel polo industriale di Portovesme. Lo stop al carbone, fissato al 2025, sta seriamente ipotecando il futuro di centinaia di buste paga tra impianti elettrici e metallurgici, prefigurando il disastro economico e sociale dell'intero territorio del Sulcis Iglesiente. L'ipotesi prospettata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte per trasportare l'energia in Sardegna dalla Sicilia attraverso un cavo sottomarino come alternativa alla metanizzazione dell'isola appare al momento quantomeno audace. Luigi Ferraris, amministratore delegato di Terna, lo ha detto chiaramente. L'idea di una circolare che punta a collegare la penisola con la Sicilia e da lì la Sardegna è un progetto complesso che solo per la fase di realizzazione pura prevede un tempo di 3-4 anni. Quindi c'è prima tutta la fase autorizzativa che va portata avanti. Se la politica vuole puntare a questo progetto deve sapere che bisogna fare in fretta. Per il momento siamo solo nella fase delle idee. I lavoratori elettrici, metalmeccanici, chimici e metallurgici del Polo Industriale di Portovesme e più in generale della Sardegna si interrogano nel frattempo su quale futuro la politica stia preparando per loro e le loro famiglie. La Commissione di Carbonia informa la cittadinanza che sono state pubblicate le graduatorie generali definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ossia le case popolari, in riferimento al bando 2017-2018. Le graduatorie, consultabili nel sito del Comune, sono suddivise in svariate categorie quali generale, speciale, anziani, giovani coppie e handicap. Chiunque volesse ricorrere alle stesse, lo potrà fare entro 60 giorni al TAR o 120 giorni al Presidente della Repubblica. Domani sera si svolgerà a Isganaus la tradizionale processione religiosa in onore di San Marco. L'importante rito religioso prenderà il via alle ore 17 dalla chiesa San Marco Evangelista e si articolerà per tutte le vie della frazione fino al termine dello stesso la sera. Per l'occasione il Comune ha emanato un'ordinanza di chiusura del traffico veicolare nella piazza San Marco e nelle vie Storica, Rinascimento, Santa Croce, Cellini, Bramante e Michelangelo. Andiamo avanti, dopo il successo registrato a Pasquetta, domani, giovedì 25 aprile, si replicherà con una nuova apertura del Nuraghe Siraia Carbonia. Sarà l'occasione per turisti, cittadini e appassionati di visitare lo straordinario sito archeologico visitandone le fortificazioni, la porta pedonale, l'area sacra e la più antica officina del vetro. Il sito sarà visitabile previo pagamento di un biglietto di 5 euro dalle 9.30 di mattina fino alle 11.30 e dalle ore 15.30 del pomeriggio fino alle ore 17.30. Ci spostiamo a Porto Scuso che ospiterà il 26 e 27 aprile prossimi un importante seminario orientato a pazienti e medici sulle tematiche inerenti alle malattie genetiche rare e precisamente sulla sindrome di Rendu Osler. Una patologia che colpisce una persona ogni 5.000, spesso riconosciuta tardi, e che per questo porta ad avere conseguenze gravissime e talvolta irrecuperabili per i pazienti coinvolti. L'iniziativa, alla quale parteciperanno diversi luminari esperti della malattia, tra i quali le dottoresse Maristella Masala, Miriam Pinna e Elina Matti, e i dottori Giulio Cesare Passali, prenderà il via il 26 a partire dalle ore 14 presso la sala riunioni della Biblioteca di Porto Scuso. Sabato 27 alle ore 18, presso la Casa del Popolo di Via Barbagia a Carbonia, si terrà un importante seminario sul cambiamento climatico. L'evento, curato dal ricercatore Nicola Sestu, servirà a far riflettere su una condizione che ormai è sotto gli occhi di tutti e che sta attanagliando e facendo discutere l'opinione pubblica. È come ormai denunciato da più parti, e in misura importante, dovuta all'influenza della vita dell'uomo sulla Terra. Al termine del dibattito si terrà un momento conviviale dove sarà servito un bioaperitivo a tutti i presenti. Il costo della verità è il nuovo libro di Ottavio Olita in presentazione venerdì 26 presso la Casa del Popolo di Via Barbagia a Carbonia. Un libro che parla della ricerca della verità che conduce alla realizzazione della giustizia, un romanzo ambientato tra Sardegna e Inghilterra, un racconto intriso di autenticità dove ci si riconosce comunitariamente. Il libro, con prefazione di Don Luigi Ciotti, sarà presentato da Massimo Dadea durante l'incontro con l'autore stesso. Accompagnano le musiche di Davida Magia alla chitarra classica. Il parco di Villa Sulcis a Carboni ospiterà domani a partire dalle ore 12, nell'ambito delle celebrazioni organizzate dalla rete unitaria antifascista del Sulcis Iglesiente, lo spettacolo teatrale dal nome ECHOES, Echi del mare, ideato e condotto dalla direttrice della Cernita Teatro Monica Porcedda. Era l'ultima notizia, il nostro telegiornale termina qui, vi lascio le previsioni del tempo per la giornata di domani e di venerdì e a Noasi in curso il nostro telegiornale in Sardo condotto da Enrico Puzzolo. Vi ringrazio per l'attenzione e per averci seguito, continuate a rimanere su Canale 40 per le prossime programmazioni e arrivederci.